Continua la battaglia per il caro assicurazioni in Campania, un problema sul quale si discute da anni ma senza alcun risultato concreto, nonostante la richiesta, attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare, di istituire una tariffa unica nazionale. Il tema è stato oggetto di un incontro in comune con i rappresentanti di Federconsumatori, movimenti e cittadini per gridare ancora una volta il proprio no alle discriminazioni territoriali nel settore assicurativo. Napoli è tra le città dove sono diminuiti di più gli incidenti, ma continuano ad aumentare le tariffe. Oramai non è più credibile quella tesi delle compagnie che a Napoli si paga di più perché si fanno molti incidenti. Non è vero, è dimostrata dalla stessa ISOAP che ci dice che gli incidenti sono diminuiti. Quindi è semplicemente la lobby delle assicurazioni che continua a farla da padrona e non c'è un governo e non ci sono nemmeno i parlamentari campani che si oppongono a questo stato di cose. Noi chiediamo assieme al Comune di Napoli una tariffa unica in tutto il paese. Nonostante una leggera tendenza al riallineamento tra le tariffe di nord e sud, la Campania continua a confermarsi la regione più cara, dove assicurare un'auto è un vero e proprio salasso. Si passa dai 485 euro in prima classe e con massimale minimo di un automobilista residente a Milano ai circa 1200 euro di chi risiede a Napoli. Dobbiamo constatare che le lobby rispetto ai lavori del Parlamento sono molto potenti, per cui nonostante un disegno di legge presentato, nonostante impegni assunti formalmente da ministri importanti del nostro governo, ancora il Parlamento non ha discusso la necessità di porre fine ad una discriminazione territoriale inaccettabile. Durante l'incontro è stata presentata anche la nuova rivista mensile Il Test, in edicola da aprile scorso per fornire ai consumatori informazioni utili sulle scelte da compiere al momento di un acquisto.